Si è svolta ieri sera presso il Central Bar di Brolo un apericena organizzato dallo Juventus Official Fan Club della cittadina nebroidea. L'evento ha rappresentato un'occasione di ritrovo per i tifosi del club bianconero, che sono stati anche testimoni di una telefonata in diretta in viva voce con Gianluigi Buffon, chiamato personalmente dall'ospite d'onore della serata, il giudice Piero Calabrò, grande tifoso juventino. Sono innamorato della Sicilia. È 30 anni che la mia vacanza estiva è esclusivamente in Sicilia. Questa è la zona elettiva, Capo Orlando, Brolo, da qui faccio base e parto per scoprire quest'isola meravigliosa. Sono stato invitato a questo meraviglioso club, meraviglioso perché ha i colori che io amo da quando sono nato, naturalmente sono colori bianconeri. Ci sono stato già 3 anni fa, l'accoglienza è stata spettacolare, mi hanno invitato anche quest'anno. Credono forse in quello che dico, in quello che faccio, nel mio piccolo per i colori bianconeri, e quindi eccomi qua. La forza della Juventus è quella di sapersi rinnovare, cambiare quando si perde sono capaci tutti. La vera forza, l'innovazione è cambiare quando si è in alto, quando si vince. Non rischiare di scendere troppo in basso quando poi è troppo tardi per cambiare. Credo che sia una mentalità fondamentale, poi non sempre può indovinare, però io sono fiducioso anche per questa stagione. Siamo veramente contenti questa sera di avere qui ospite il giudice Piero Calabrò. Non è la prima volta, dopo 3 anni ci viene a fare visita un'altra volta. E niente, una serata per stare un pochettino in compagnia prima della partenza del campionato del 24 agosto, per creare un po' di armonia e per ripartire alla grande con questo club di Brolo, di cui siamo veramente fieri ed orgogliosi. Piero, ciao. Ciao Piero, come stai? Come stai? Verone, sono ora di cenare. In adorazione sono qua. Perché... Ah, sei già arrivato? Sì, sì, sono qua al club. Ti ho detto le 9:30, ah. Così poi dopo ti lascio libero. Sì, perfetto. Ciao, salve a tutti, buonasera a tutti. Ciao.